In questi ultimi mesi i bambini hanno vissuto un periodo molto difficile. Hanno dovuto rinunciare alle relazioni più importanti, più care, quelle con i loro amici, quelle con i nonni, ad esempio. E tutto questo è stato sostituito dal rapporto con i dispositivi elettronici, con il telefono cellulare, con il computer. Potrebbero essersi avviati degli automatismi, perché comporta tutto questo dei vizi comportamentali. Potrebbe venirne fuori un atteggiamento che diventa un'abitudine, la ludopatia, l'abitudine a mangiare davanti a uno schermo in maniera smodata, il rischio dell'obesità contro cui noi pediatri lottiamo ogni giorno. La casa è diventata più grande, nasconde degli spazi che prima forse non avevamo così chiaro ci fossero, e le abitudini sono diventate anche diverse nella quotidianità. Magari la sera si è allungata, magari alcuni genitori hanno deciso di raccontare delle favole ai loro bambini, o delle famiglie si sono organizzate per vedere dei film insieme. Insomma, è come se si fosse creata dentro una forza che prima non c'era. Durante il periodo di clausura, mamma e papà mi hanno mandato delle favole, e noi le abbiamo chiamate favole al telefonino. Qua c'è Antonello con la piccola Frida. Guardate come stanno bene insieme. Nel fondo del mare diventava diverso. Ad esempio, aveva sempre avuto paura delle murene, sin da quando le aveva viste dentro l'acquario. In fondo al mare scoprì che in realtà, nonostante l'aspetto un po' brusco, le murene sono simpaticissime. Nel mio ambulatorio di pediatra di base, alla periferia di una grande città, abbiamo fatto alcuni esperimenti. Uno di questi è stato fare dei disegni collettivi, cioè i bambini hanno mandato intorno a un disegno centrale dei particolari che hanno arricchito l'immaginario e costruito in fondo la sceneggiatura di questo, raccontandoci spesso come avevano vissuto le settimane di mancata libertà. Tanto il problema del coronavirus, della mancata libertà, i bambini, della difficoltà, è lì, è sulla pelle, tanto vale condividerlo e proporne una verbalizzazione, e magari ne esce fuori anche una storia da raccontare. Non dico prevediamo, temiamo un ritorno del virus dopo l'estate. Temerlo vuol dire però prendere delle precauzioni, magari semplici, fare di tutto perché questa realtà non si verifichi, o nel caso in cui si verificasse sia la più leggera e la più possibile da affrontare, perché non riaccada più quello che è successo nello scorso inverno e nella primavera. Poche norme semplici, la più importante di tutte è lavarsi le mani. Noi abbiamo stimato che cantare due volte a un ritmo sufficientemente lento, tanti auguri a te, sia il tempo ideale perché si formi abbastanza sapone fra le mani di un bambino e queste mani, dopo questi due tanti auguri a te, siano veramente pulite e possano accarezzare il volto, anche il proprio viso, no? Quanto può essere potente un sapone? Ce lo spiega Amir, il piccolo Amir, con la sua mamma Gada, sempre nelle favole al telefonino. Buonasera a tutti, io sono Gada degli Mammi Narranti. Io sono Amir. Oggi vedremo come il sapone sconfigge il coronavirus. Questo virus vai Amir, il dito? Non è successo niente. Allora che dobbiamo fare? Aggiungiamoci il sapone. Sì, un goccio di sapone. Proviamo adesso. Sì, eccolo! Quindi dobbiamo sempre lavarci le mani con il sapone per sconfiggere il virus. Bravo! Arrivederci! Arrivederci! Certo, i bambini hanno perso molte ore, molte giornate di scuola, settimane, qualche mese sicuramente. Eppure non è certo il caso di affogarli di compiti scolastici alla ricerca del tempo perduto. Loro hanno sicuramente un grandissimo bisogno di stare con gli altri e di stare all'aria aperta e di godersi questa bella stagione che hanno davanti. Bisogna che nei luoghi dove saranno si creino delle opportunità nuove, che anche chi gestisce gli spazi estivi, gli educatori, gli insegnanti che stanno con loro, trovino una modalità più aperta, più leggera, più, come dire, più piena di evasione per poterli motivare
magari la didattica la potrebbero fare all'interno delle esperienze personali. Non tutti i centri estivi hanno la fortuna di avere un parco, un luogo pieno di verde dove stare, come questo posto bellissimo dove sto io ora. Ma le storie dei bambini a volte possono essere uno spunto straordinario. L'altro argomento di grande attualità sono le mascherine. Le mascherine sono la modalità che noi abbiamo per non comunicare all'esterno, per non trasportare all'esterno la nostra saliva. Le mascherine vanno adottate nei luoghi comuni per i bambini che hanno più di 6 anni. Al di sotto dei 6 anni le mascherine si è deciso di non proporle ai bambini perché starebbero troppo a disagio e perché soffrirebbero troppo la condizione soprattutto del caldo dell'estate. Certo, la mascherina leva espressività al volto, riconoscibilità, lo sappiamo e ci auguriamo che sia una misura il più possibile temporanea in modo che possiamo tornare alla vita di sempre, anzi a una vita migliore di quella di sempre. Si sono date delle norme che prevedono dei gruppi nei centri estivi e nei luoghi di incontro dei bambini dove un operatore, un educatore ha pochi bambini accanto a sé. Pochi perché in questo modo qualunque cosa accada è rintracciabile, qualunque disagio è circoscrivibile, noi sappiamo quali sono i bambini che stanno lì e possiamo facilmente fare una mappatura e un'indagine e individuare eventuali complicazioni. Se in questo gruppo entrano e escono continuamente bambini di cui non abbiamo traccia, non riusciremo a fare quello che invece bisogna fare, cioè circoscrivere il problema. Il distanziamento fra le persone è certo che è surreale, dobbiamo darci una mano senza darci la mano, dobbiamo stare accanto uno all'altro, come dire, dal punto di vista emotivo, ma non possiamo stare troppo vicini. Ecco, troppo vicini non possiamo stare, ma certi bambini giocheranno insieme e giocheranno insieme vicini perché è per forza così. Per questo devono essere in quel gruppo sempre gli stessi e sempre con quell'insegnante, con quell'educatore, con quell'operatore. Dobbiamo puntare sulle cose belle. Dobbiamo avere il coraggio di creare suggestioni, di far immaginare spazi e di portare i bambini all'aria aperta, di insegnargli l'amore per le cose e per i dettagli, o meglio dire, impararlo da loro, perché loro hanno l'attenzione verso i particolari che noi adulti abbiamo perduto. Noi adulti amiamo gli acronimi, la sintesi, la funzionalità degli oggetti, loro invece sono analitici e sanno trasformare e trasfigurare un oggetto in un altro. Possiamo farci suggerire da loro le esperienze che vogliono raccontarci e magari farci condurre nei luoghi che per loro significano qualcosa. Ecco, se nei centri estivi, se negli spazi di aggregazione dei bambini, gli operatori riescono a catturare dai loro interessi il motivo di evasione dalla quotidianità, questa può essere una traccia molto interessante su come impiegare il tempo insieme. Temo molto la frustrazione, cioè il fatto che si rischino di fare cose che sono peggiori, più umilianti, più faticose di come le facevamo prima. Fare peggio una cosa che prima veniva meglio, per capirci. Allora, forse alcune di queste cose, se possibile, vanno evitate e puntare invece sulle cose belle vuol dire fare vivere insieme delle esperienze che oggi sono possibili come lo erano prima del momento del coronavirus. Vi faccio un esempio: andare in bicicletta. Andare in bicicletta è una pratica che tu fai da solo con la tua bicicletta, la fai a una distanza che è già a norma, la fai facendo un'attività fisica, la fai riscattando un periodo di costrizione, di immobilità che i bambini hanno avuto sicuramente nel periodo della clausura. In sostanza è un'attività fisica, ma è anche un gioco e soprattutto è fatta nelle garanzie di rispetto che ci stiamo dando in questo periodo. Andare a piedi in un parco, conoscere le piante che ci sono in quel parco, avere conoscenza del territorio che si sta attraversando, cosa c'è nella terra sotto i piedi. Tutti questi dettagli possono essere fonte di grande curiosità per i bambini, che spesso sono famosi per fare le domande, ma spesso a queste domande gli adulti non sanno dare le risposte, o forse sono domande che vanno sollecitate. Proviamo a lavorare su questi temi che sono la vera fascinazione possibile. L'estate è arrivata, possiamo godercela divertendoci,
ma rispettando poche e semplici norme, un po' in fondo quelle che vi ho detto. La speranza è quella di viverci il dopo coronavirus come un futuro migliore del passato che abbiamo avuto, e questa esperienza ci può restare dentro come un valore che ci ha trasformato in meglio.